Signori, buongiorno! Ci troviamo nel centro commerciale di Sendix. Allora, vi spiego un attimino qui come funziona. Siamo a Chicago, negli States, in America. E qui sembra che tutto è più grande, anche le verdure. Ma hanno una meticolosità anche nel selezionarle. Vi devo far vedere come le vanno a mettere in riga. Siamo a fine serata e ogni frutta è rimasta al suo posto. Le hanno comperate, ma vengono sistematicamente risistemate. Venite a vedere un attimino, seguitemi. Qua, wow, questo guardate il mango. Questo, ah, l'avocado, perdonatemi. L'avocado è un frutto che qui va tantissimo, ma oramai anche in Italia, per fare guacamole, insalate, col salmone, tantissime ricette. Qua è buonissimo. Come in Italia. Guardate che quanti frutti, c'è di tutto, e che dice che in America manca il cibo. Allora, questa è tutta frutta già imbustata, però vi voglio portare da quest'altra parte. Guardate, le 100 sfumature di arancione. Guardate, è incredibile, fanno un arcobaleno di un unico colore, pazzesco. Ora passiamo di qua, come vi dicevo poc'anzi, guardate. Tutti i colori. Allora, venite qui. Questa sembra la mela di Biancaneve. Sembrano dipinte, immerse dentro la cera e poi pennellate a mano. È incredibile, guardate come brilla. Pazzesco. Guardate. Che colori. Mentre qui ci troviamo nella line, nella linea dei vini, io vado pazzo per i vini, ormai chi mi conosce lo sa, in particolare per il red wine, il vino rosso, io lo abbinerei con tutto, mi prendo così. Per quello che è stata la mia esperienza personale, i vini migliori qui, in America, dove mi sono mosso io, sono quelli cileni e quelli californiani, sono quelli che mi hanno colpito di più, mi hanno stupito, li ho abbinati molto bene, molto corposi, mi sono piaciuti veramente. In abbinamento con le papacrime che hanno sapori anche strong, come l'aglio e il peperoncino, come una cacio e pepe, quindi sapori italiani, romani, ho trovato questi vini che si abbinavano a perfezione, a meraviglia, con le mie creme. E con la nostra pinza e quant'altro, ma con le papacrime è spettacolare, ragazzi. Un altro pezzo forte qui dell'America, soprattutto di questa zona sempre, quindi è molto particolare, è stato il trovare una carne quasi unica nel mondo. Ora vi voglio far vedere, guardate questa bistecca praticamente, viene $11.33, che è un prezzo relativamente anche basso, perché se andiamo a mangiare dentro un ristorante sono piatti che comunque possono arrivare tranquillamente a $25-30, ma questa carne sarà per i territori, sarà per l'aria, per il terreno, non so che cos'è, la magia di questi pascoli è particolarmente scioglievole e come per le papacrime, succulenta. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, eccomi qua nel sogno, prendo quello che voglio, 1, 2, 3, ma che cosa vogliamo? Venite, allora, che cosa possiamo prendere? Ma qua il salame va molto, prendiamo altri 3 pacchetti di salame piccante e voglio lavorare con un po' di cheese a mo' di cheddar. Eccolo qua, wow, andiamo, faccio spesa. Stiamo facendo una ricetta, rucola alla base, eccola qua,
la ricetta con il pollo arrosto. Ecco. Prendiamo il pollo, siamo un po' aggressivi e ancora fumante. Ah, wow, la carne qua in America è spettacolare, ragazzi. La andiamo a sbriciolare sopra così. Ah, delicious. Wow. Adesso andiamo a mettere queste cipolline dolcissime di Sogno Toscano che ci ha omaggiato per fare queste ricette oggi qui, questo grandissimo evento. Sono dolci dall'odore, già dall'odore. E adesso andiamo a terminare con un po' di blue cheese. Ok? Andiamo a mettere blue cheese. Andiamo a contrastare un pochettino sapori forti, sapore un po' più neutro del pollo, la dolcezza della cipollina dolce. Eccola qua. E come l'ultimo ingrediente andiamo a mettere dell'uvetta. Wow, colori, sapori, profumi. Le chaise sont faites. Arrivo a te, pinza romana, eccola qua, olè! Papa Grillo. Allora ragazzi, qui stiamo mettendo un pomodoro pelato, stiamo facendo una pizza vegana, sulla quale poi andremo a mettere un po' di insalatina che ho preparato io con una base di crema aglio, olio e peperoncino, le Papa Grillo, le quali ho anche esposto poi di là al supermercato, dove avete visto che le ho prese, e per dargli un po' più di sprint. Andremo a giocare con un pochettino di pomodorini, quindi gialli e rossi, eccoli qua. E poi andremo a concludere adesso, cammin facendo mi vengono le idee, abbiamo del basilico fresco e vediamo l'ultima cosa accadrà, andiamo avanti, dai. Adesso stiamo mettendo questa insalatina con all'interno la mia Papa Grim, l'aglio e il peperoncino, che gli dà sapore, gli dà sprint. Eccola qua. Ok, andiamo a inserire dei peperoni gialli e rossi che richiamano la romanità, eccola qua, come l'aglio e il peperoncino, come la pinza romana, come i prodotti romani. Roma ha conquistato il mondo, ragazzi. E anche le Papa Grillo lo stanno facendo. Anche le Papa Grillo. Eccoli qua, sempre gialli e rossi che andiamo a mettere al di sopra. Naturalmente sono stati conditi prima di essere stati messi sopra. E ricordiamo sempre che l'insalatina anche sotto è stata condita. Un consiglio che vi do a tutti quanti, prima di mettere i pomodorini su ogni tipo di pizza, ogni ricetta che fate, conditeli sempre prima. Questa è una dei più grandi errori che fanno anche dei grandi pizzaioli, che si scordano questo piccolo particolare, perché quando andiamo al morso tutto l'equilibrio della ricetta che c'è va a scomparire, perché la bocca si riempie di acqua, è come se stessimo mangiando una pizza alla diavola e a un certo punto beviamo un bicchiere d'acqua in contemporanea, scompaiono tutti i sapori. Quindi contiamo sempre prima le insalate, i pomodori, prima di essere inseriti sulla ricetta. Terminiamo con queste mozzarelline, queste mignon di mozzarelle, carinissime, simpaticissime, piccoline per rispettare gli equilibri poi del morso e del finger food in pizza che faremo per questo evento grandissimo qui a Sandwich. Guardate che belle foglie di basilico, e dicono che in America non abbiamo i prodotti. Guardate che prodotti, ragazzi. Naturalmente sono foglie grandi, qua tutto è moltiplicato per mille, anche le verdure, tutto, dalla macchina agli ingredienti. Foglie di basilico mega giganti. Noi, per rispettare i colori, i contrasti cromatici, andiamo a spezzettarle in questa maniera. E adesso abbiamo praticamente finito la nostra pizza vegana. Bellissima. Allora, qui abbiamo sempre, abbiamo fatto un pollo. E nella rughetta abbiamo messo il cheddar per richiamare un po' i sapori americani. E questa è sempre una Papa Grim con un tritato di oliva all'interno, saporito con un po' di formaggio. Spettacolo! Pietà del brutto. Questa adesso si fonderà tutta quanta e goderemo tutti insieme.
paese che vai, usanze che trovi. Allora abbiamo fatto sempre con le papa cream una cremina al guacamole, eccola qua, diluita al punto giusto, e adesso andremo a schizzare sopra con le nostre e le mie papa cream, eccole qua, pizza romana america. Wow, paese che vai, usanze che trovi. Paese che vai, papa cream che trovi. Che colori. Con queste papa cream ci si può fare tutto, ragazzi. Tutto, tutto. Le papa cream in tutto il mondo. Ovunque. Oh. Ho fatto una crema da tutto. Aspetta. Allora qui abbiamo una pinza fatta con un roast beef, ormai un classico che ho portato in America, questa ricetta, con una papa cream al di sopra al tartufo, scaglie di parmigiano, rucola e degli champignon ripassati in padella. Tanta roba questa, tanta roba. Andiamo su. Ma questo è un vetro soffiato, è un vetro soffiato che riproduce la zucca. Questo è il periodo di zucca, dei risotti molto buoni. Fai nei commenti, dimmi come faresti voi qualche ricetta con la zucca. Sempre sta zucca col guanciale e gorgonzola, ma qualcosa di diverso. Ah, questa è già aria natalizia, ragazzi, ma Natale qui in America è sempre Natale. Questi che cosa sono? Dovrebbero essere, non vorrei dire una fesseria, forse gli elfi? Ma non lo so, comunque qualcosa sempre inerente al Natale. Carinissimi, già c'è la neve, i miei figli qua impazzirebbero, però a breve ci ricomperò. E infatti Merry Christmas! Merry Christmas! In America è sempre Natale, questa è la patria del Natale, ragazzi. Neve, Babbo Natale, Coca-Cola, i camion che camminano per strada. Oh, che carino! Wow! La Giccia è mia moglie! Sara, vieni! Ti voglio far vedere questa cosa! Vieni! Guarda un po' che ho trovato! Wow! Qual è? Natale di Natale! Qua diventa pazza lei, Qua diventa pazza! Questo è il suo reparto! Carinissimo! Ce la prendiamo per Roma? Dai! Vai, prendi! Carinissimo!
Ah, questa è la parte vendita degli utensili per casa. Ecco, questo è un utensile che a me non deve mai mancare. Indovinate per quale motivo? Per le papacrim. Ma in generale per ogni cosa non deve mai mancare dentro una cucina, dentro una cucina, il leccapentole. Il leccapentole è un qualcosa che per me è come il termometro per gli impasti. Non deve mai mancare, ci deve sempre essere. E niente, qui c'è un po' di pentolone. Ragazzi, la carne è strepitosa. È spaventoso, ragazzi, mi dovete vedere una carne così. Io l'ho mangiata raramente in Italia, qui la mangio ovunque voglio. È pazzesco, è pazzesco. E anche il salmone, è incredibile. Incredibile. Comunque ragazzi, la cucina italiana nel mondo regna sovrana. Siamo un paese piccolo così, ma siamo una bomba atomica. Abbiamo un potenziale incredibile, me ne accorgo. Più viaggio più me ne accorgo. Cannoli siciliani, no, questo è un carciofo, sì. L'eredità pesca. Ragazzi, siamo rinomati e ammirati da tutte le parti del mondo. Gli arancini di riso, vedete la ricetta? E tante volte questo, tante volte di questo non ce ne rendiamo conto. Tante volte di questo non ce ne rendiamo conto. Noi che siamo nella nostra patria, nella nostra nazione, non ci rendiamo conto del potenziale che abbiamo a disposizione. Vedete qui, altro piatto tipico naturalmente è la pizza. In questo caso qui mi sembra naturalmente una focaccia, però vedete, teglia romana, una pizza romana, e focaccia ligure, focaccia, qualsiasi prodotto, cioè, abbiamo una cultura vastissima in Italia, e dove vado vado, anche in America, mi sto accorgendo che hanno un'ammirazione, una stima, un punto di riferimento nei nostri confronti che è incredibile, quindi teniamoci da conto le nostre radici e studiamocele bene queste radici, teniamoci forti e approfondiamole, non perdiamole ragazzi. Guardate tutti i prodotti che comunque richiamano in Italia, pizza store, lasagna, vedete ragazzi? Ragazzi c'è poco da fare, guardate, lasagna, pizza, arancini, Sicilia. In America, nel mondo, siamo presenti dovunque, ragazzi, siamo presenti dovunque. America vanno di moda che cosa? Questi divani pieni di cuscini, che belli! Sono sempre pieni questi divani che hanno nei loro salotti, perché si può dormire in maniera comportamentista, che cazzo sta qui? In maniera spettacolare. Good night!